schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online, clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi Mil che sta a capo di tutto il branco, qui non basta il rango alto, se a giocare non si scaltro è ombre, matalo, matalo, camperon dietro la cru, devi iscriverti al canale Maxi Mil su YouTube, se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu, perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo glitch dei soldi da fare da soli e diciamo è anche abbastanza semplice ragazzi, non è come quello di ieri che serviva il timing, anzi di l'altro ieri perché io ieri non ci sono stato e qui non serve molto timing, anzi secondo me quasi per niente. Allora, i requisiti quali sono? Un garage, e in questo garage dobbiamo avere l'auto che vogliamo duplicare più altre LGR H8. Tante LG avremo, tante auto potremo duplicare. Allora ragazzi, io qui non starò tanto a spiegarvi, siete voi che dovrete leggere a schermo, non vi voglio impicciare il cervello, non c'è niente di meglio di leggere a schermo i tasti che dovete premere, quindi ci avvicineremo qui all'uscita e l'unica cosa che dovremmo fare è avviare una missione, quindi andremo a fare questi passaggi: start, online, attività create da Rockstar, missioni, e avvieremo un lavoro da titano o un'altra missione, va bene qualunque missione. Ora ragazzi, io qui vi mostrerò tutta la sequenza dei tasti sia per Xbox One che per PS4, sia per Terrorbyte e non Terrorbyte, ascoltate. Allora ragazzi, quello che io vi ho fatto ascoltare era il suono di come dovete premere freccia su, voi freccia su e X, non dovete essere veloci, dovete essere giusti, freccia su X, freccia su X, a seconda della console ragazzi, ve lo specifico, a seconda della console, se avrete fatto tutto bene e a seconda se avete il Terrorbyte o meno, quindi leggetevi bene le sovraimpressioni, dove stanno i due joystick e cercate di capire bene. Quindi una volta che avrete fatto il bug a mestiere, ok, potrete tornare tranquillamente in garage e scambiare l'auto. Allora io qui adesso andrò a farvi vedere una cosa ragazzi, io qui uscirò e diciamo butterò via quest'auto, ok ragazzi, la rimanderò in deposito, però è solamente per dimostrarvi che il glitch esce in una maniera facilissima ragazzi, l'importante è che ascoltate bene il suono nella clip quando ve l'ho messo e voi capirete perfettamente da quel suono quando dovrete premere freccia su e quando dovrete premere X ragazzi. Io nel mio caso ho il Terrorbyte, quindi ho dovuto premere due volte freccia su X e due volte freccia su X, però nel caso di chi non lo ha, lo preme una sola volta freccia su e X. Comunque guardate bene la diciamo le immagini che vi ho lasciato, ho voluto lasciarvi le immagini per non impicciarmi io e soprattutto per non impicciarvi il cervello a voi ragazzi, perché in quel modo potete andare a leggere tranquillamente quello che è veramente il glitch. Quindi ripartiamo, come avete visto l'auto è ridiventata normale, io lo rifaccio adesso, a questo punto non vi faccio ascoltare nulla, ok, faccio direttamente il glitch, vado start online missioni, faccio tutti quanti i passaggi che devo fare, entro nella missione e non appena ho la possibilità esco dalla missione. Quindi ragazzi vi ripeto ancora, guardate il primo passo, fermate la clip in quel punto e vedete che tasti dovete premere ragazzi, ok? Quindi io qui adesso andrò a salvare l'auto. In questo video vi lascerò due modi per salvare le auto, per chi ha il centro operativo mobile e per chi non ha il centro operativo mobile. Quindi adesso andremo a scambiare l'auto
e scambieremo l'auto con una LG RH8. Fate attenzione, scambiate la retro custom con la RH8, non la RH8 con la retro custom, mi raccomando, altrimenti duplicherete la RH8. Un altro piccolo appunto, ragazzi, non state tanto a smanacciare con il punto azzurro, perché se state troppo tempo lì a fare cambi, scambietti, cose, vi si bugga il gioco. A me mi si è buggato il gioco. Poi vedete voi, questo è un consiglio che io vi sto dando. Uscite fuori, ragazzi, chiamate il centro operativo e andrete a salvare l'auto. Io qui, come ho già detto nel video, ho fatto tanti passaggi, ma non sono tantissimi passaggi per fare il glitch, li ho fatti io per farvi vedere tutto e farvi evitare di fare delle domande inutili. Allora, io qui nel centro operativo mobile, ragazzi, non ho lo slot vuoto, cioè ho lo slot vuoto, scusatemi, ma se avessi per esempio l'officina non mi lascerebbe entrare, quindi dovete avere uno slot non vuoto, o comunque anche vuoto va bene, però in quel caso dovreste ricomprare l'auto nel, diciamo, nel vostro nightclub. Io invece così non le ricompro. Comunque, dicevo, se avete l'officina e l'armeria, l'auto non entrerà nel COM, quindi non fate domande perché non mi entra l'auto nel COM, perché avete l'officina e l'armeria. Quindi a questo punto, una volta salvata l'auto, prendete l'auto e rientrate nel garage da dove siete usciti. Potete rientrare in un garage qualunque, l'importante è che abbiate LG RH8, però io, per non complicarvi la vita, sono rientrato nello stesso garage da dove sono uscito, per farvi vedere il clone. Quindi adesso andremo a ripetere per la terza volta, ragazzi, andrò a ripetere il glitch, anche perché la prima volta l'ho annullato volutamente, e andremo a ripetere per la terza volta il glitch, e questa volta non andrò a salvare l'auto nel COM, ragazzi, ma andrò a salvare l'auto nel CEO. Innanzitutto facciamo il glitch come sempre, ragazzi. Allora, questa clip non ha tagli, quindi vi dico che io ho provato 3 volte su 3 e mi è riuscito, 5 su 5 mi è riuscito, quindi è abbastanza semplice, però dipende sempre da come ve lo spiegano. Quindi a questo punto, ragazzi, andremo a scambiare quella viola. Io andrò a scambiare quella viola, questa qui, con la LG RH8 che sta davanti, giusto per non farvi la confusione. E automaticamente, come avete visto, le auto si sono scambiate. Quindi l'auto che, quando ritorneremo in garage, diventerà LG Retro Custom, sarà quella che vi sto indicando. E invece questa dove stiamo salendo è una RH8 semplice che dovremmo andare a salvare. Quindi a questo punto usciamo dal nostro garage e andiamo nel palazzo del CEO, ragazzi. Allora, per salvare l'auto nel palazzo del CEO, che cosa dovremmo fare? È semplicissimo, ragazzi. L'unico requisito per salvare l'auto nel palazzo del CEO è un posto vuoto in un garage qualunque, non è importante se primo, secondo o terzo garage, ma l'importante è avere un posto vuoto. Quindi andremo ad entrare nel garage dove avremo il posto vuoto. Io in questo caso ho il posto vuoto nel primo garage, voi potete averlo dove volete, e andrò a salvare l'auto. Tanti mi hanno detto: non mi fa uscire quando sono entrato nel CEO. Chiaro, ragazzi, perché l'auto ancora non è salvata, quindi l'unica cosa che dovrete fare è risalire in auto, perché in questo caso la LG è sempre una LG RH8, non è diventata una retro custom ancora. Quindi premete la freccia destra, andate nell'officina, cambiate un pezzo qualunque. Io qui cambio l'armatura, però potete cambiare un pezzo qualunque. E poi tornate al piano terra, ovviamente, senza passare per il garage. Potete pure passare per il garage, però fa lo stesso, insomma, io ho fatto così in maniera tale che fosse più veloce. E ve ne tornate al vostro nightclub. E il glitch è fatto, ragazzi.
È semplicissimo, potete scegliere tutti e due i modi per salvare. L'importante è che vi ricordate la sequenza dei tasti, sia per chi ha il Terror Byte sia per chi non ha il Terror Byte. Quindi vi ricordo al minuto, non mi ricordo adesso se è poco prima del minuto 2, insomma ragazzi, andate a vedere, diciamo, quella piccola immagine, quella sequenza di tasti che vi ho lasciato, e cercate di capire bene il video. Per tutti invece, per tutti quelli che invece, scusatemi, mi sono picciato, mi hanno chiesto che se le auto si possono salvare allo Santos Custom. No ragazzi, non si possono salvare allo Santos Custom, non vi lascerà entrare nello Santos Custom con l'auto, e quindi non potrete salvarla. Detto questo ragazzi, spero di essermi spiegato, il video finisce qui, un saluto, al prossimo video.